Space Valley, Namanga Malamindir, Sendo. Mulanda, Space Valley. Space Valley. Riverenzia a tutta la valle spaziale. Iniziamo questo video e io non so veramente cosa dobbiamo fare. Ma come non lo sai? No, perché ti ho detto mangia, devi mangiare. Io ho capito che devo mangiare perché berrò molta birra. Molta no, in realtà, berremo degli sciottini piccoli. Però sono tante birre. Non ho mai bevuto uno sciottino di birra. Perché di solito non si beve a sciottini. Ma perché non si va a sciottini? Io potrei farmi uno sciottino anche di acqua. Sì. Lo fai lo sciottino d'acqua? Sì, me lo faccio, perché quando ho il bicchiere per bere l'acqua dal bicchiere, è normale, lo faccio nel bicchiere da caffè, quindi è uno sciottino. Comunque, nel video di oggi tornano i nostri amici tuboni. Perché? Ma intenzione di rompere le palle per tutto il video, cioè. Ma fa straridere perché ogni volta che tiro una pacca tibetana al mio tubo tibetano, lui si attiva. Questo da tibetano. Quest'oggi vedremo questi tuboni pieni di oro dorato. Ma oro no, dorato. No, vedi, hai già sbagliato. Vedi, non ti informi mai. Ma è che questa puntata è stata congegnata nel giro di molto poco. Sì, quindi l'informazione non è passata a tutti quanti. Ma che cosa si era riempito? I bottiglie di vetro. Ah! Insomma, la raccolta differenziata del vetro. Bravissimo, esattamente. Quanto ne sai di birre? Io tantissimo. Ma non è vero, non la bevi mai. Allora, voi dovete capire una cosa. Io, i miei 14, 15, 16 anni, li ho passati dietro alla birra. Ti ricordi le mie mensole? Erano piene di birra. Ah, birra. Io ero un totale esperto di birra. Io andavo in questo birrificio e compravo ogni volta una birra diversa per testare i vari gusti. Collezionavi. Sei anche avvantaggiato, dicevamo prima della regia, perché hai il baffo. Il baffo, quindi l'unica birra che riconosco è la Moretti, giusto? C'è anche un modo di dire strabello. Ovvero, che non lo diremo. Di birra qua. Ci venderemo e assaggeremo tantissime birre quest'oggi. È uno speed test. È uno speed test. Tubone uguale speed test. Ci venderemo, assaggeremo nel più breve tempo possibile, perché chi lo dice prima vince. Dovremo riconoscere il nome della birra. Ma nome della birra? È la marca. Sì, è la marca. Il tipo di birra. No, la marca proprio. Che faccio? Riconosci la birra? Speed test. Ma non ci date neanche un indizio, che so, tipo ci muoviamo in Italia, Scozia. No, magari iniziamo, se non ci arriviamo, come al solito ci aiutano. Ma è pesissima questa cosa. È peso, è una grande sfida. Ma c'è un odore di... Ti ricordi il Mega Palace a Palma de Mallorca? Certo che me lo ricordo. Birra ovunque, tonno che vomita sui tavoli delle turiste e io che vado a lavarmi le scarpe sporche del suo vomito in mare. No. Va bene, c'è da fare una premessa prima di iniziare il video. Bevete responsabilmente, non imitate le nostre azioni. Partiamo allora, dove mettiamo la mano? Mano easy, tranquilla. Okay. Easy, tranquilla, che aleggia. Ricordate che la quantità di birra è poca, se la finite non è che potete riassaggiare, quindi certo. State attenti. Pronti? Via! Allora, ci troviamo secondo me qui in Italia. È Asprina. È Asprina, non è neanche troppo decisa. Come sapore, io dico birra Moretti. Sbagliato. Polaner. Sbagliato. Ma che Polaner, ma non è... Peroni. Sbagliato. Perfetto, sarà un test interessante questo. Siamo in Italia. Sì, in Italia ci siamo. Sì, in Italia. In Clusa. Bravissimo, bravo Nelson. La non è l'Inclusa questa. La butta lì. È quella non filtrata. Non filtrata. No, la non filtrata è molto più buona. Questa è la non filtrata. È la non filtrata. L'hai annacquata però. No, punto a Nelson che può aggiungere la sua bottiglietta. Sotto cosa abbiamo? Un bambino? Scoprire se era veramente l'Icnusa non filtrato. Che no! È bella quella bottiglia. Ma che palle, ma scusate. Ma scusa, facciamoci delle molotov. No, scusa, mi vale pochissimi punti. Aia. Come puoi lasciare? Aia. No, che è ricaduta. Vabbè. Mano su Plinio. Oh, ma quando finirà tutto? Lo teniamo. No, io mi ero immaginato tipo un video fighissimo in cui lo spacchiamo con i più disparati strumenti della morte. Avevamo promesso di spaccarlo con un piccone. Vabbè, ma vedremo. Dai. Signori, pronti? Via. Azzarola. Nelson. Desperados. Madonna. Ma è bravissimo. Ma come ha fatto? Ma come scusa. Come hai fatto? È Desperados? Sì. Top. Bravissimo. Questa era la birra di quando mia sorella era emo. Dovete sapere. Cosa che dire tua sorella? Mia sorella si è fatta un periodo emo. Era super ribelle. Faceva dannare il mio papà e la mia mamma. Ed era bellissimo per... Non è una grande idea. No, non è una grande idea, la togliamo dalla prossima. È una prova di idiota. L'idea di Frank. Io la Desperados in realtà non l'ho mai bevuta. Però chiaramente c'era. Quindi è barato. No, c'era chiaramente qualcosa dentro. Ho pensato subito a quella col whisky. Però mi sembrava molto più dolce, quindi. L'hai veramente riconosciuta in due secondi. Tu la smetti di cercare di farmi passare come un alcolizzato? Ma no, io non ti faccio passare come è nulla. È tutto il tempo che dici. Dico solo che è strano perché sei molto veloce in questo tempo. Ma non ho neanche mai bevuta questa, sono solo intelligente. Ah, sì. Mano sulla riverenza. Mano sul capezzolo che mi ritrovo. Va bene, sul capezzolo che ti ritrovi. Pronti? Via! Allora, è super alcolica, mi ricorda quando ero più giovincello e io ti dico che questa qui è la Tennent's. Bravo! Super Tennent's. Bravo! Veramente? Sì. Pazzesco. L'ho sempre odiata. Cioè, nel senso, la bevevo sempre quando uscivi con l'unico scopo di tornare a casa un po' brillo. Però è una tortura. 3, 2, 1.
Anche dritta. Bravo. Bravo. Siamo pronti con la quarta birra. Mano sul labbro inferiore. Beh, bello così. Pronti? Via. Vabbè, potevate toglierla. Aiuta. Cos'è? È saponosa. Ma l'hai lavata? No. Ma mi hai messo dello svelto. No, è che c'ha qualcosa di particolare questa birra, in effetti. Cesare. È una birra Moretti filtrata a freddo. No. Una Tourtel. Ah, no, la volevo prendere la Tourtel, ma non l'ho presa alla fine. Io ti dico che questa è una Peroni. Beh, c'ha un retrogusto un po' strano. Assolutamente no. È dolce. No, sa solo di poco, è solo viene un po' sciapa. È molto leggera. È del sud. È del sud. È del... La Messina con il sale. Bravissimo! C'ha ragione. Però la bottiglia è bella. Sì, sta bella. Sembra una spa. La bottiglia sembra una spa. Sembra una spa. Allora. Mano nell'iperuranio. Vai, iperuranio. Pronti? Via! Guinness. Bravissimo, veloce, istantaneo. Ma vaffambrello, ma mi hai preso la lattina. La Guinness comunque bevetela dai fusti in Irlanda, molto più buona. E poi qui è un'altra cosa. Siamo pronti a sfidarci, Cesare. Mano, dove cazzo? Sul ginocchio. Mano, sul ginocchio. Ah, mano a cricetino. Mano a cricetino. Bravo. Pronti, via. Cos'è? Mai sentita? Se fa schifo lo puoi dire. Non mi piace. Bravo. A me piace un bot. Sai che gli piace un bot a tonno? Non beve mai la birra? Ma che stai lì in relax. Dai, la beve tonno, gli piace a lui che non beve mai. Ah, ce l'ho. La Ceres. No. Corona. Bravo! Questa non è una corona, vediamo. Cosa vuol dire non è una corona? Fa schifo. Questa una corona, con una fettina di limone ci sta da sola. Fettina. È un po' terribilino. Volete sapere una cosa? Sì. Allora, in natura non c'è cosa più sfigata probabilmente delle chele dei granchi. Delle chele dei granchi? Non servono a nulla. Non è vero. Non servono assolutamente a nulla. Non un'arma. Uniformiamoci alla sfiga dei granchi. Quindi, per questa manche, teniamo le nostre mani a chela di granchio e terremo il bicchiere in questa maniera. Perfetto. Vabbè, così è normale. Ma è perché avete un'evoluzione diversa a livello mentale. Come li ha lui, scusa? No, è giusto così. Ti basti sapere, Nelson, che sei in questo caso l'essere più evoluto. Pronti? Via! Radler. Sì, ma non può dire Radler, deve dire la marca. Esatto, che dica la marca. Anche la marca. Allora, Radler della Peroni. Sbagliato. Della Moretti. Sbagliato. Aspetta, è la Radler. Io ce l'ho. The Rare. Bravo. Bella, esatto. Molto vintage. Comunque, adesso che siete sbendati, rimettete a chela come avete preso il bicchiere, così capite che cosa è successo. Ecco, esattamente questo. Allora, bei bambini. Mani a pinna di delfino stavolta. Vai. Pronti? Via. Dai. Birra Peroni. Bravissimo. Davvero? Sì, è proprio sai che a me piace un botto. Ti piace la Peroni? A me piace un botto. Ma tu lo sai che in Scozia la usannano? È molto usannata in generale. Ma è bravissimo. Ma non è bene questa cosa. No, non è bene. È che c'hai una birra eccezionale. Posso dirvi una roba? Ehi. Io questa l'ho sempre vista, non l'ho mai provata. Mai provata? Non ci arriverete mai perché non l'avete provata neanche voi. Vai, andiamo allora. L'ho sempre vista, ho detto quello. Sempre andiamo vista. Andiamo allora. Dove mettiamo la mano? La mettiamo sul nasino. Pronti? Via! Questa si chiama la longboard. La longboard? È proprio una roba che ti rimane in mente ma non l'hai mai provata. È del Belgio. È del Belgio. Ma vi giuro, l'etichetta è proprio una roba che dici ah, te la vedi sempre ma non la prendi mai. La vedi sempre. Allora, c'è un nano sopra. Ho presente ma non so. Aspetta, devo... passo perché non mi ricordo il nome. Cesare. La Schuff. Bravissimo, bravo. Oh. Con che pronuncia. Oh, comunque ne sapete di birra. Bravo. Ovvio che ne sappiamo. Teniamo la mano in bocca. Ma che schifo. No, dai. Sul ginocchio. Siamo pronti con questa nuova birra. No, wow. Pronti, via. Madonna, degli imbuti qua, Budweiser. No. Non è buona. È legnosa. Non è buona, quindi. La Fidel. No. Però ha capito l'andazzo. Sì, sì. Ha capito l'andazzo. Ha capito l'andazzo. La Salva Euro. No. No, ma non San farti... Miguel. Bravo. Come hai fatto? Perché mi ricordo che all'artistico tutti bevono la San Miguel. Ma sì. Poi, cioè, la San Miguel. La tanica da 3 litri. La San Miguel la bevevamo a Palma di Mallorca. Sì, lei ha vinto. Ma scusa, Lo so, è la tanica. Ma gli hai preso il 900 millilitri. No, è quella più piccola. Sì, è quella più piccola. Dimmi che mi piaci senza dirmi che mi piaci. Dimmi che mi vuoi senza dirmi che mi vuoi. Siamo pronti? Sono accondiscenzioso. Questa la vinco. Questa la vinci subito. La sai già dall'odore. Perché? Perfetto, pronti, via. Vai. Forse. No, sbagliato. Non lo so, passo. Non ci prova neanche. Che cosa ha avuto? È una Ceres. Bravo. Oh, allora. Ma sapete che a me la Ceres piace molto. Anche a me. Io sai cosa? Sono cresciuto con la Ceres. Sono cresciuto con. Non credo. È danese. Perché danese. Mio padre, quando ero piccolo, beveva sempre solo Ceres. Aveva il frigo pieno. Cioè, non è che fosse un alcolizzato, per carità. No, però... ma non è che si uno beve birra alcolizzato. Ma sei tu che lo dici, mica io. Ma no. Dimmi che sei una mucca senza dirmi che c'hai le tette sotto alle pance. Ci siamo. Mano sul tubone. Ma comunque, se uno aprisse il video in questo momento. Dipende. È un'immagine strana. Pronti, via.
Adel Scott. Mela. Come fa? Di pro. Ma cosa c'è? Rum? C'è il whisky. Sa di whisky proprio. Se facciamo la puntata sui whisky, ah, no, faccio quello, così. Quello non lo facciamo. Nelson, vuoi dare qualche spiegazione al pubblico a casa? Mi piace il whisky. Una volta l'ho comprato, l'ho bevuto. Sì, no, dicevo per il tuo punteggio sul tupone. Sono un esperto di birra. Ma c'era una volta che eravamo in un pub che io sono andato a pagare e mi fanno: ma tu sei lo youtuber esperto di birre? Ma perché? Ma come? E mi hanno offerto la birra. Bellissimo. Però non ero io. Cioè, sono io, ma non sono io. Ma dite che conviene che io le sbagli apposta? No, non no, dare no, dei messaggi sbagliati. Ti fa vedere che sei un drago. Sì. Allora, mano. Mano nel sedere. Vai, ficcata proprio dentro. Ma sai che mi sto seriamente. No, non dire. No, assaggiamo la birra, dai. Pronti, via. Puzza proprio questa. È un po' di scout, forse. Allora, non è buonissima. Ah, ma per niente. Questa è la tipica famosa, però che non prendi mai. Cioè, nel senso, la senti un botto di volte, ma non la prendi mai. È la famosa che non prendi mai. Sì. È la famosa che non prendi mai. È quella da pubblicità, è quella da spottone. Franziskaner. Ma no. Non è buona. Heineken. No. Se non è Heineken. È Heineken. Esatto, è l'altra. Esatto, c'è la Heineken e l'altra. Già insieme. Già sono esattamente perché insieme. Perché si assomigliano. Sì. Ah, ce l'ho. Vabbè, tanto Cesare è impallato, quindi risponde. Beck. Ah, ce l'ho. Bravo, Bex. Vabbè. È arrivato tardi? Sei arrivato tardi. Cioè. Sì, no, è stata la prima birra che ho bevuto. E mi fa ridere dire dove. Dove? In Corsica. Oh, era una festa di paese di Farinolè, eravamo lì. E mi ha dato la mia prima birra, era una Bex. Comunque io ho un problema con la birra, che appena la bevo la devo pisciare. Ma sai che anch'io? A me anch'io. Se scappa, forse è normale, dentro, esatto. Cioè, scappa via. A sto punto... Mano sotto al tavolo, tocchiamo la porzione frontale del tavolo da sotto. Bravi, bravissimi, pronti via. Allora, qui ci troviamo con una bella bello Weiss. Quel baffo, questa bello. È una bella Weiss e si chiama Paulaner. Madonna, oh, comunque è bravissimo. Ferrato su quelle che conosci, bravissimo. Beh, io... Perché io non riesco più a berle. È proprio il sapore da sabato sera, da mi devo ubriacare. I sabati sera tu li passavi così. Se tu solchi il mare sei un... Navigatore. No, marinaio. Se tu scrosti il legno con una pialla sei un... Piallatore. No, Pinocchio, Magnani. Via. Pronti, via. Buonissima. Questa se non la indovina Nelson. Ah, è una Miller. Bravo! Sì, ma non toccava a lui. Ma comunque la Miller a me non mi è mai piaciuta, quindi me la prendo io come punto. Indizio prima di andare a rispondere, ditemi dove siamo. Ma perché? Ma assaggiamo! 3, 2, 1, via! Sa di pasticcino. Lagunitas. Ma cos'è Lagunitas? Lagunitas, no. Budweiser. No! Però siete in Germania. Cos'era? Cos'è? Non puoi vedere... L'hai cosa? Vista, Cesare? Ah, pensavo si stesse scaccolando. No, non penso. L'hai vista? No, mi sono grattato. Vediamo, aspetta un attimo, vediamo la prossima risposta di Cesare, se la dice... Tocca a me, ok, vai. Franziskaner. No. Vai. L'ha vista. No, l'ho vista. Allora, aspetta. L'hai vista. Faccio la domanda io. Sì. In base al tuo assaggio, che hai sentito sì. proprio l'aroma. Sì. Questa birra. Sì. Che birra è? Lancio a caso, Sì, lancio a caso. Sparo perché. Spara completamente a caso. HB. Punto adesso! Bravo adesso! Grazie! Pigliati pure la tua bottiglia. Oh, per una volta l'avete ammesso, Cabra. Sì, sì, per una volta. La prima volta. L'HB in realtà. Io l'ho bevuta nel birrificio. Anch'io l'ho bevuta nel birrificio e mi ha deluso tantissimo. Viene così tanto osannata. No, beh, è bellissimo il birrificio, grande, bella storia dietro al birrificio, però non è così buona. La indovino con 5. Vai. 1, 2, 3, 4, 5. Paladin. Non è. Ci siamo? Sì. Mano puntando la birra. No, mano che ghirigheggia. Ah, ghirigheggia. Anche se pronti, non sai cosa sia. Via. Ma che gran sapore. È impossibile che abbia un gran sapore. È impossibile. No. Nastro azzurro. Bravo, vedi. Ci ho preso? Dici sì. Che fa schifo e capiscono nastro azzurro. Ma no. A me non dispiace. A me è nastro azzurro. Valentino Rossi. Let's go. 3, 2, 1. Così. Anassimandro. Ma stiamo assaggiando o non ho capito? No, non stiamo assaggiando. Vai. Siamo sempre in Germania. Questa è facilissima. Questa è facilissima. Secondo me non è una Paulaner, ma è una Franziskaner. Ma tu, ragazzo mio, dovresti avere una medaglia. Ma queste sono le birre della mia adolescenza, ragazzi miei. Boom! Però posso dire che Cesare ha meno birre dalla sua parte, però è stato veramente velocissimo a riconoscere. Sì, io bevo quasi sempre le stesse, quindi quando le becco. Hai un palato molto selettivo, bravo. Grazie. Comunque è molto emblematico delle personalità, Sì, è vero, sì, guarda. Qui c'hai i bottiglioni di San Miguel, Desperados. Qui c'è quelle da pub italiano. Ma no, non è vero, per ora quelle da partita di calcio. È vero, sei il tipico italiano. Qui piace il calcio, che va in curva. C'è anche il baffo. Io odio il calcio. E invece ti piace, lo sappiamo tutti, che ti fa il Milan.
è attivata la salivazione, non capisco perché. Perché hai fame, hai fame di birra. E allora, te la diamo questa birra? Te la diamo la birra? Allora. Arriva lento. Mi sembri Splinter delle tartarughe ninja. Che messaggio è? Ma cosa? No, scusami, scusami. Accarezziamoci il pomodoro. Esatto, accarezzatevi la gola. Non ce l'ho io. È vero che te non ce l'hai, c'è molto di più di me. Mi dà fastidio toccarlo, mi fa impressione. No, non toccarlo, mi fa schifo. Pronti via. Siamo sempre in Germania. Sì. Beh, oddio, non lo so, ma non è sempre una vice. O forse è belga. Italia. No, Italia. Italia. Non l'avrei mai detto. Di Bergamo. Bergamo. Menabrea? No. No. Leffe. Bravo. Come fai? Ma Leffe non è italiana, raga. Leffe non è italiana. Leffe è un comune italiano. Ma no, ma no. Ma no, ma non è italiana. Devo cercare la birra. Penso sia belga la Leffe. Andiamo a vedere. Ma ho capito. Belgio. Ma pensate che io guardavo la pagina Wikipedia di Frank e ci avevo creduto. Lo spiegate, io. Ma mi confermate che ho già perso? Potresti farcela. E allora 3, 2, 1, via. Vai. No, ho prenotato senza sapere, cioè non l'ho neanche gustato. Secondo me siamo in Italia. L'avevate detta prima, l'avevate detto un po' prima. La Grindenberger. No. Moretti. No. La Budweiser. No. Menabrea. Bravo. Ma dai, ma che due balle, ma scusa. C'è un bottiglio. La gente è mega fan della Menabrea. Mi ha asfaltato. Direi che hai palesemente perso. Sfreghiamo le mani finché non facciamo il fuoco. Vi dico una roba, queste ultime tre che vi abbiamo messo, secondo me non hanno nessuna differenza come birra. No, cioè, sono tutte uguali. A livello di gusto? No, no, alcuna non è buona. Un'altra è buonina, l'altra fa schifo. Questa è buonina. Buonina. Mano, curioso. Mano a corna. Mano a corna. Mano a corna, adesso. Bravo. Pronti via. I don't know, man. Sta differenzi pazzi. Ma di queste c'erano mille varianti, non sapevo quale prendere. Il Ramoretti. No, questo è il copione. Ma cioè? Dai, ma non è vero. Sì, è palesemente un copione. Ma poverino. Ma hanno palesemente sfruttato quella cosa. Ma dai, ma perché la gente si confonde, vai. Mi sto facendo la pipì addosso. Ma copiato? Ma no, non è vero. Ma dai, è palese, Frank. La Pelloni. No. No. Moretti. Bravissimo. Ah, l'Angelo Moretti, ma è buona come birra? No, sarà buona. Sì, sì. Ma cos'è che ha copiato? La Moretti? Sì. Ma si chiama Moretti di cognome, ma scusa. Facile. Ma guarda caso. Poretti, Moretti, tu, entrambi alla fabbrica. È la Treluppoli. Sì, c'è anche 4, 5, 6. Guarda che c'è un'urgenza. Un attimo. Ci addosso. Vabbè, ma veramente. Urgenza. Ma cos'è? Urgenza. Io, Nelson, non vedo il tuo bicchiere. Sì, sono troppo forte. Allora, propongo una cosa. No. Facciamo l'inverso stavolta. Beviamo il campanello e suoniamo il bicchiere. No, mi sa che... Dite che si capisce che siamo alle ultime manche? No. No. Allora, no. Quello che volevo dirvi è: questa birra fa schifo. Fa schifo sta birra. Ma non Turtel. Pronti, assaggiate, via. Lo so. Questa è da discount anche questa. Fidel, ma già detto. Ma non è da discount questa. Sì, no, questa non è da discount. Purtroppo non è da discount. Pesa. Heineken. No. No. Diamo un indizio. Sì, è meglio. Si apre tirando. Carlsberg. No. La Carlsberg si apre tirando. Sì, vabbè, sì. Quell'altra. Ah, ce l'ho. No, aspetta, ce l'ha accesa. Non lo so. Più veloce adesso. Non ce l'ha detto. Tuborg. Bravo. Ma veramente, non lo sapevo. Aspetta. Vi ricordate? Porca vacca, sta no. Per cadere la Tuborg Light che volava via. Non l'ho visto. Ma non c'era Tuborg, solo tu. Non è un prodotto per pulire i pavimenti, no, This is the last chance. This is the last chance. Vabbè, intanto che entra Frank, va bene. Siamo giunti all'ultima birra di questo speed test. E mi dispiace dirvelo, l'avevamo già programmato. Chi indovina questa vince. Tutta ma non è vero! Oh, ma non è vero! Tutta ma la non è possibile! Senti il fuoco che arde! Cesare, c'è questo plot twist per ma perché? Ma no, capito? Ma una preferenza devastante nei confronti di Cesare. No, questa no, nei confronti. Già scritto una busta sigillata che abbiamo aperto ora. Confermo. Va bene, vai. Sono totale, vai. Pronti? Via! Ah, massa di caffè, è tremenda. Non lo so. Non lo passo. Sai. Francis Kainer. Ma l'hai già detta, tipo 8 manche fa. È italiana? Sì. È lei? Possiamo dire che è una variante. Cioè? Non è l'originale. Allora, però, no, scusa Nelson, ma lui gli ha dato un indizio troppo grosso e lui ci sta mettendo troppo. No, scusa. Birra Moretti. La rossa. Signori. Cesare vince. Bravo, la competizione! Cesare. Acclamatemi come il re delle birre, Nelson. Non sa neanche come ci si comporta. Bravo. Il mondo delle birre. A me va bene, però sono ufficialmente arrabbiato con Nicolas. Cosa ho detto? Gli hai detto è lei. È da lei. Tutto il tempo che diciamo Moretti, il baffo e vai. Ha capito subito che era quello da è lei. È vero birra. Che hai capito che era la Moretti da è lei? No. Beh, secondo me Nelson te la stai prendendo troppo. Sei ingastrito. Cioè, sei veramente ingastrito perché non riesci mai a portare a casa questi compiti. È un gioco. Lui è il re delle fandonie.
mie. Io sto qua seduto sul trono, anzi mi alzo pure, guarda qua, sono re delle birre. Mi alzo ancora di quante più. Quante ore ci mette a slegarsi? Doveva essere una uscita di scena. Si mette gli occhiali poi... Adesso non ha ancora scastrato perché ce l'ha nella cintura. Beh, praticamente intrappolato voi. È un ma io intanto facciamo che chiudo il video. Sì, sì, pure il video. Intanto applauditemi mentre chiudo il video. Bravo. Ringrazio tutte le mie esperienze adolescenziali, tutti i miei compagni di vita che mi hanno accompagnato durante le mie serate ai pub. Ho bevuto tantissime birre diverse, mi sono concentrato su alcune, su altre meno, ma seppur abbia, come dire, deficitato su alcune tipologie di birra, sono riuscito a giungere alle giuste conclusioni. Vero. E a vincere questo video. Pisciando ringrazio tre volte. Come? Pisciando tre volte. Ma quello è un dettaglio. Nelson ancora nessuno, dettaglio. Però. Ringrazio anche casa, vabbè. Il pappagallo che mi hanno installato sotto al tavolo, che voi non vedete. Posso fare la pipì quando e come mi pare, però ho deciso comunque di andare al bagno perché qui perfetto. Si fa lo show. Vi ricordo che abbiamo un canale Twitch dove bravo. Facciamo delle dirette il lunedì e il giovedì. Seguiteci, avete contenuti su contenuti. Potete guardarvi quello che volete. Sì, ma facci anche un bel disclaimer. Abbiamo anche disclaimer. Bevete poco e bevete cosa? Questo che cioè io mangio, cioè ci sono quei sotto tazzini. Ma non è figo, Pingu, è una roba. Io mangio tipo gli hamburger, li metto lì sotto, ci stanno perfettamente. È vero. Sì, ma capisci che è da disperati, vi vorremmo dare dei piatti. È fighissimo.